E cari ascoltatori, buongiorno e che ogni momento di questo nostro incontro sia denso di benedizioni celesti per me e per voi. Oggi viene sottoposto alla nostra attenzione e meditazione il pensiero riportato al capitolo 3 della seconda lettera ai cristiani della città di Tessalonica, l'odierna Salonicco. Al capitolo 3 è il versetto 3. Leggiamo questo versetto. E avrete sentito che il versetto inizia con un ma il Signore è fedele ed egli vi fortificherà e vi custodirà dal maligno. Il versetto inizia con un ma, con la parolina ma. Mi sono incuriosito e per avere una risposta chiara e sicura ho interpellato il vocabolario Garzanti alla voce ma. Messa questa parola all'inizio di un periodo, indica il passaggio ad un altro argomento durante il discorso e questo ho potuto constatarlo riprendendo ciò che si dice prima del versetto 3 e qualche versetto dopo, che ora leggiamo. Del resto, fratelli, pregate per noi affinché la parola del Signore possa spandersi rapidamente e sia glorificata come lo è fra voi, affinché siamo liberati dagli uomini perversi e malvagi, perché non tutti hanno la fede, ma il Signore è fedele ed egli vi fortificherà e vi custodirà dal maligno. A vostro riguardo noi confidiamo nel Signore che già fate e continuerete a fare le cose che vi ordiniamo. Messa questa parola all'inizio di un periodo, come ho già letto e detto, indica un passaggio a un altro argomento. Ora, chi erano questi uomini malvagi dei quali parla l'Apostolo a questo versetto? Erano i nemici di Paolo, dove egli stava svolgendo il suo ministero al momento della stesura di questa lettera. Erano uomini ostili all'Evangelo e all'insegnamento dell'Apostolo. Pensate, frequentavano la Chiesa, stavano nella comunità, ma erano nemici di Paolo, tanto che li definisce ostili. Ecco perché al versetto 3, l'odierno argomento, l'Apostolo dice ma Dio è fedele e vi renderà, parlando dei fratelli e i membri di questa Chiesa, vi renderà saldi nella fede e vi guarderà dal maligno. Ora, la fedeltà di Dio si manifesta anche per quanto riguarda noi, individualmente. Scrivendo ai cristiani di Efeso, dicendo che l'Eterno è fedele, nel campo delle promesse, nel momento della tentazione, quando siamo nella sofferenza, e anche per quanto riguarda a questo punto anche la nostra salvezza individuale. Ricordo con piacere la parabola che nostro Signore narra della vicenda della pecora smarrita. Ora sappiamo che il pastore lascia le 99 pecore e va a cercare quella perduta e dopo averla trovata fa una grande festa con i suoi amici, tanto che Gesù enuncia una frase densa di significato e dice: vi è più gioia in cielo per un peccatore pentito che per 99 giusti. E ricordiamo ancora quanto è grande la fedeltà divina. Noi conosciamo la parabola del figlio prodigo, lasciamo da parte le sue brutte vicissitudini di questo ragazzo, di questo giovane. Andiamo direttamente alla conclusione del racconto. Il ragazzo si incammina per ritornare a casa. Il padre, racconta Luca al capitolo 15 nel suo Evangelo, il padre vedendolo, ancora quando era lontano, corse incontro al figlio. Questo uomo, penso, sarà anche stato vecchio, ma nonostante l'età, Luca dice che corse, gli si gettò al collo, ciò vuol dire che lo abbracciò e lo baciò. Amici, questi sono i sentimenti divini. Dio, come dice l'Apostolo nel nostro versetto, è fedele. E mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per tutti noi. Questa è la certezza, è la nostra certezza. E con Paolo diciamo: ma Dio è fedele.
Carissimi, alla prossima se il Signore lo vorrà. Ciao.